Un saluto a tutti e bentornati alla Fiera del Libro per Ragazzi. Sono qui in compagnia di Francesco D'Adamo, che abbiamo preso al volo perché è una giornata oggi davvero pienissima di impegni, e quindi ringrazio particolarmente per essere venuto a parlarci di O Harriet, appena uscito per la casa editrice Giunti. Innanzitutto, benvenuto a Bologna. Grazie a voi, grazie dell'invito. Un libro molto particolare tratto da una storia vera. Chi era Harriet? Harriet Tubman. Io ho scoperto essere un personaggio che in Italia pochissimi conoscono, mentre in America è popolarissima, le sono stati dedicati romanzi, film, musical, canzoni, ed è la donna che ha inventato, tra virgolette, l'Underground Railroad, ovvero sia negli Stati Uniti della metà del 1800, negli Stati Uniti del Sud, c'erano naturalmente le piantagioni di cotone dove lavoravano gli schiavi neri, abbiamo visto tutti Via col vento, eccetera, eccetera, mentre al Nord la schiavitù non esisteva. Esisteva una società segreta che aiutava gruppi di schiavi a fuggire dalle piantagioni, li guidava in questo lungo e pericolosissimo viaggio dal Sud al Nord degli Stati Uniti, viaggiando solo di notte, inseguiti dai bounty killer, inseguiti dalle mute di cani. Se riuscivano ad arrivare in uno stato del nord, automaticamente diventavano liberi. Quindi questo pericolosissimo viaggio aveva come premio finale la libertà. Questo insieme di sentieri che potevano portare alla libertà erano chiamati Underground Railroad, cioè ferrovia sotterranea, non era naturalmente una ferrovia ed era sotterranea nel senso che era clandestina. Migliaia di schiavi raggiungono la libertà in questo modo, guidati da, appunto, da delle guide che erano in grado di trovare questi sentieri, erano in grado di orientarsi con gli elementi della natura. Chi ha messo in piedi tutto questo popò di roba è stata Harriet Tubman, che nasce schiava, che da sola arriva a capire che la schiavitù non è una cosa naturale, che la schiavitù non è volere di Dio come le raccontavano i padroni bianchi, e decide che lei scapperà, diventerà libera e diventerà la Mosè del popolo nero, cioè porterà il popolo nero alla libertà. Ci mette 12 anni a preparare questa fuga e alla fine scappa e ce la fa. Viaggia per mesi, in mezzo a pericoli incredibili, riesce ad arrivare a Filadelfia e qui diventa libera. Harry naturalmente è una schiava, è analfabeta, non sa nulla, entra in contatto con tutti gli antischiavisti di Filadelfia, tra cui molti intellettuali anche bianchi, e lei mette in piedi l'organizzazione dell'Underground Railroad. Diventa la prima guida dell'Underground Railroad. Lei si fa 9 volte avanti e indietro, dal sud al nord, portandosi dietro gruppi di schiavi. Diventa così famosa che nelle piantagioni del sud Harriet è una leggenda. Tutti gli schiavi sanno che arriverà zia Harriet, come la chiamavano, e che li porterà alla libertà. No? E diventa un nemico pericolosissimo invece per gli schiavisti, al punto che sulla testa di Harriet viene messa una taglia da $1,000 d'oro. Per capirci, Billy the Kid, il pistolero, ne valeva 300, Harriet ne valeva 1,000. Quindi è un personaggio straordinario. Tra l'altro Harriet era una cosina da nulla, alta 1,40 m, tutto tranne che il fisico di Wonder Woman, malata, perché a 12 anni un bianco, siccome gli gira, le tira in testa un peso da bilancia da 2 kg, le spacca la testa, lei per tutta la vita soffrirà di emicranie, di attacchi, di epilessie, nonostante questo, accidenti. La ragazza aveva coraggio, aveva carattere. Una delle frasi che le vengono attribuite, non so se sia vera, però rende l'idea, Harriet diceva: io ho sempre avuto fede in 2 cose in vita mia, in Dio e nella mia colta 6 colpi. Secondo me è la frase di Clint Eastwood, però la ragazza aveva questo tipo di temperamento. E poi ha fatto molto altro, non so se andiamo avanti o perché addirittura durante la guerra civile Harriet, donna nera, ex schiava, guida un reggimento dell'esercito nordista e va a fare un'incursione nella Virginia del Sud, dove libera 725 schiavi in una volta. Siamo a metà del 1800, donna, nera, schiava, chi comanda la spedizione? È Harriet, che lì ha un altro, le danno un altro soprannome, il comandante Harriet, no? Dopo la guerra civile, lei capisce al volo che
la schiavitù è stata abolita, i neri sono formalmente liberi, in realtà capisce che non è cambiato nulla e lei inizia le battaglie per i diritti civili che 100 anni dopo, esattamente 100 anni dopo, 1963, a Eva Dream concluderà Martin Luther King, quindi ha preceduto addirittura le battaglie di Martin Luther King. Quindi veramente un personaggio straordinario, sono quei personaggi di cui io mi innamoro e di cui ho voglia di raccontare la storia. Questo è un romanzo, naturalmente, è un romanzo ispirato alla vita di Harriet. Com'è stato il tuo incontro con Harriet? La conoscevi già o te ne sei innamorato strada facendo? Allora, come arrivano le storie? Io 3 anni fa avevo già scritto un romanzo sull'Underground Railroad che era intitolato Oh Freedom, in cui raccontavo la storia dell'Underground Railroad. Documentandomi ho scoperto questa Harriet, ho fatto delle ricerche, ho visto che davvero in Italia, se io dico Rosa Parks, tutti la associano, se dico Harriet Tubman non la conosce nessuno. Innamorato del personaggio ho deciso immediatamente che era una di quelle storie appunto che io amo raccontare, che ho già raccontato in altri miei libri. Siamo quasi a distanza di 2 secoli, la schiavitù non c'è più, i neri sono liberi, oppure no, è ancora importante parlarne? Guarda, io il motivo per cui ho scritto Freedom e adesso ho Harriet è proprio perché io ho trovato questa storia dell'Underground Railroad estremamente attuale, perché noi se pensiamo alla schiavitù pensiamo giustamente agli schiavi neri nelle piantagioni di cotone, ma difficilmente associamo l'idea di schiavitù al nostro mondo che è moderno, civile, progredito, tecnologico, no? A maggior ragione i ragazzi che credono che il mondo si esaurisca in internet. Invece attenzione che oggi nel mondo ci sono centinaia di milioni di schiavi, molti dei quali sono bambini. Uno dei miei primi romanzi fu Storia di Iqbal, in cui io raccontavo la storia vera di un bambino schiavo pakistano. E quindi a me è venuto, e questo numero di schiavi aumenta continuamente perché aumenta continuamente la povertà, la miseria, le guerre. E allora a me è venuto spontaneo pensare che bisogno ci sarebbe ancora oggi di tante underground railroad che portino questi schiavi moderni o freedom alla libertà che noi abbiamo e che dovremmo condividere, e quanto servirebbe oggi una Harriet che vada in questi paesi, prenda gruppi di schiavi e li porti alla libertà. Tra l'altro di Harriet c'è un'altra frase famosa, questa sicuramente vera, che mi ha molto colpito. Harriet diceva: io non ho mai lasciato indietro nessuno, ed è quello che lei ha fatto nella realtà. Io ho l'impressione, questa è una mia impressione ovviamente, che oggi la tendenza sia invece a lasciare indietro un sacco di gente, i poveri, i deboli, gli svantaggiati, i diversi, la tendenza è lasciarli indietro. Harriet non li lasciava indietro, secondo me bisogna riprendere questa frase di Harriet e applicarla. Ed è senz'altro un bel messaggio per tutti i ragazzi che troveranno in questo libro anche il coraggio che a volte forse un po' manca nell'affrontare la quotidianità. E che cosa ti piacerebbe che questo romanzo lasciasse nei lettori una volta finita l'ultima pagina? Ma quello che io spero lascino sempre i miei romanzi, che non a caso affrontano sempre temi di questo genere, la libertà, i diritti, la ribellione, queste sono le cose che io ho nella pancia e di questo io parlo, di questo io racconto. Spero che nei miei lettori lascino innanzitutto la voglia di farsi delle domande. Ecco, io con i miei romanzi non voglio dare risposte, le risposte se le troveranno loro diventando grandi, facendo le loro esperienze. Spero che gli venga voglia di farsi tantissime domande e di capire davvero in che mondo siamo, come funziona e di capire qual è la parte giusta e qual è la parte sbagliata. Perché c'è questa brutta aria oggi, no? Per cui sembra che tutto sia uguale, che niente valga la pena. Io dico sempre ai ragazzi: se qualcuno vi dice che tutto è uguale, non vale la pena, non ascoltatelo, è un cattivo maestro. Ci sono le cose giuste, le cose sbagliate, c'è una parte giusta, c'è una parte sbagliata. Io ho imparato quando ero bambino, leggendo Robin Hood, io ho deciso che sarei sempre stato dalla parte di Robin Hood che ruba i ricchi per dare ai poveri e non dalla parte dello sceriffo di Nottingham che ruba i poveri per dare ai ricchi. Ecco, io spero che anche a loro venga voglia, quando li incontro nelle scuole di tutta Italia ogni anno, di alzare la manina e di dire: io a queste cose non ci sto. Ecco, se succede questo, obiettivo raggiunto.
e penso che con questo romanzo si riesca a raggiungere ben più di un obiettivo, quindi ce lo auguriamo anche noi. Grazie a Francesco D'Adamo per essere stato nostro ospite e per averci parlato di O Harriet, appena uscito per Giunti. Grazie a voi, alla prossima occasione. Grazie.